Vedo la gente morta. Io sono in terapia, ragazzi. Io vado in terapia con questo qua. Non ce la faccio più. Tornata lei, l'una di notte. L'una di notte. Scusate. Scusa, concedetemela questo. Scusate. In terapia. Oltre che la salute, tu mi fai perdere i soldi pure. Cosa ho visto stasera, ragazzi? Cosa cazzo ho visto stasera? Tu ieri mi hai detto, giusto ieri, 24 ore fa. Mi hai detto che non mancava così tanto a Manchester City. Non siamo così lontani dai livelli del Manchester City e del Real. Dove ho sbagliato nella vita io? Dove ho sbagliato io? Perché non ho avuto tutta questa fortuna nella vita? Perché? 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 Non grido perché è l'una di notte, Madonna, ma io cosa cazzo devo fare ogni volta, ogni volta? Uguale a Milan-Atalanta, uguale. Siamo arrivati a Milan-Atalanta in Coppa Italia, dove era eliminata l'Inter, dove era eliminato il Napoli. Tu potevi puntarci, sì, ci potevi puntare, ci potevi puntare. No! Perso, 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 perso. Siamo arrivati a stasera, sei in casa davanti a 75.000 persone. Davanti a 75.000 persone. Come cazzo le prepari, Stefano? Come le prepari? Coi coglioni le prepari, ma non con il senso col carattere, coi coglioni, coi piedi le prepari queste partite. Coi piedi, io beh, mi serve uno psicanalista, mi serve, ragazzi. A me mi serve uno psicanalista perché io stasera ho rischiato l'infarto con tutte le bestemmie che ho tirato in sta partita di merda. In sta partita di merda non voglio sentire nessuno, nessuno, raga, nessuno voglio sentire che dice: ma l'arbitro, ma il calcio d'angolo, ma il rigore, ma il fuorigioco, ma sto cazzo! Al 17° minuto hai preso gol, la partita è finita, sepolta. Sotterrata, ancora una volta, 5-0-5, ancora una cazzo di volta. Il gioco di De Rossi è elementare, elementare, umiltà, umiltà e aggressività, umiltà, aggressività, carattere, umiltà, aggressività, carattere. Ti ha incartato, ti ha messo nel taschino, si è fumato una sigaretta, si è fumato una pipa, si è fatto una cacata e ha tirato lo sciacquone, ha tirato. È uguale, l'Atalanta va a vincere 3-0 ad Anfield contro il Liverpool. Cioè, praticamente il Liverpool è fuori dalla coppa. Tu potresti puntare anche a sta coppa. No, 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 no. Mamma mia, raga. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Adesso mi raccomando, iniziate già da adesso. Iniziate già da adesso. Crediamoci. E chi non ci crede sta a casa. Ma non, se non ci credi, non sei un vero tifoso. Cominciamo. Cominciamo già da adesso. Già da adesso cominciamo. Perché va bene così. A noi va bene così. A noi va benissimo così. Continui anche l'anno prossimo con Pioli. Uguale, uguale. 5 anni di Pioli. Uno scudetto. Il più bello di tutti, per carità. Il più bello di tutti. Uno scudetto, 5 anni. Uno scudetto, 5 anni. E che arrivi secondo, non me ne fotte un cazzo. Perché ci dobbiamo guardare quelli che ci vinceranno lo scudetto in faccia. Tu esci con la Roma e crei il primo precedente nella storia. Crei il primo precedente nella storia contro la Roma. Non era mai capitato che uscissimo contro la Roma. E io non ci credo già da adesso. Non ci credo già da adesso. Ti ha chiuso la fascia sinistra. Non ci hai capito più un cazzo. Palla sinistra, chiuso? Proviamo a destra, chiuso? Proviamo vie centrali, chiuso? Basta, è finito, tu non hai contromisure, non ce li hai, imposti la partita sempre nello stesso cazzo di modo, se ti va male perdi ed hai perso, nei calci d'angoli chi cazzo li marca i giocatori? C'era un fuorigioco, me ne sono accorto pure io, Nonostante non fossi allineato, ero da sopra, me ne sono accorto pure io che era fuorigioco. Ma tu non puoi prendere un gol così su calcio d'angolo. Basta! 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 Dallo psicanalista mi mandi tu. Basta! Basta!
gli cambi all'ottantesimo, mi fa entrare Chukwueze, fischia Rafa, Leao, io ho provato in tutti i modi, ho provato. Ti ho detto, mettiti in testa che Cassano ti ha fatto un assist perfetto. Tu da sopra la linea hai tirato la palla sulla traversa in modo figurato. In modo figurato, hai cannato pure sta partita. Hai cannato pure sta partita. È uno dei peggiori. Ciao il peggiore. In assoluto, Calabria o Birillo. Per favore, anche tutti quanti che parlano attaccanti, centrocampista, difensore, la prima cosa da fare, oltre l'attaccante che rimane da cambiare, che rimane da sostituire, è questo cazzo di terzino destro, perché Calabria non è più, non è mai stato, ma non è un giocatore che può giocare a sti livelli, ragazzi. Leviamocelo dalla testa, mi fa piacere, è milanista, per carità, è milanista, più milanista di me non di sicuro, ma quello non può giocare a sti livelli. È un birillo del cazzo. È un birillo del cazzo. Bennaserra in Ramadan. Sbattimelo in panchina. Vai a fare in culo tu pure tu e quella roba lì. Che non lo voglio dire perché già di strike sono molto vicino agli strike. Se non fosse già l'ho già preso, viste le visualizzazioni ultimamente. È il Ramadan, buttamelo fuori, però il bello sai qual è? Che togli Bennasserra che è col Ramadan, entra lì, che anche lui col Ramadan. Cioè, è incredibile, ragazzi. Poi dopo chi devi mettere? Musa? Chi devi mettere? Musa? Oh, ragazzi, io ho visto tutto il primo tempo. A parte appena segnato il 17° minuto, io già ho capito che quella partita, sta partita di stasera era persa. Persa, persa. Anche se si giocava fino a domani mattina all'alba, sta squadra non segnava. Non segnava. Quell'altro la palla da sopra la linea me l'ha sparata sulla traversa. Oh, è grave, la situazione è grave. Miracolo cardinale, io me lo sarei voluto vedere, solo che purtroppo era allo stadio, me lo sarei voluto vedere così, con il suo sorrisino da faccia di cazzo, così col sorrisino. Tanto quello pensa soltanto al botteghino di stasera. Che cazzo gliene frega se usciamo? Cosa gliene frega? Tanto l'anno prossimo quello è confermato, quello è bello saldo lì, è bello saldo lì, ragazzi, hai fatto due tiri in porta in 90 minuti, sei in casa, sei in casa, ma vai a vincere a Roma con due gol di scarto, vai a vincere 2-0 in casa della Roma, vai, fammi vedere che sei capace. No, non succederà, non succederà e non succederà. E no, ma tu se non ci credi non sei un vero tifoso. Chi non ci crede rimanga a casa. Ma andate a fare in culo pure voi. E mi devo sentire la curva che canta per i diffidati. Ma che cazzo me ne frega? Dei diffidati, che cazzo me ne frega? Diffidati con noi, ma che cazzo me ne frega? Fischiano Leao e subito dopo il coro di incoraggiamento a Leao. Ma gli vogliamo dare un po' di bastone sulla testa a questo qua o no? O solo carota? Solo ed esclusivamente carota? Mai, mai una cazzo di contestazione, mai due fischi, mai. Tutto lo stadio che fischia, la curva subito dopo che gli fai i cori. Imbarazzante Leao, imbarazzante. Imbarazzante, ogni volta che hai due obiettivi possibili e immaginabili, alla partita più importante caghi sempre. Caghi sempre. Caghi sempre. Cazzo. E poi dopo sette vittorie con l'Udine, con la Fiorentina, con Lecce, col Verona. Ma che cazzo me ne sei? Cosa ci entra in tasca di sette vittorie consecutive con queste squadre qua? Hai un mese per preparare sta partita. Come cazzo le prepari? Come? Come le prepari ste partite? Cazzo! E io sono un altro che Conte non lo vorrebbe! Ma cambiamo questo qua, mettiamo Abate! Ma cambiamo, ragazzi, serve aria fresca! Cioè, è impossibile che da Mourinho a De Rossi questi qua sono cambiati, sono sembrati il Barcellona! La partita è finita con loro, con la palla tra i piedi! Con la palla tra i piedi per la Roma! C'è il tiki-taka nel secondo tempo, dovevi iniziare schiacciandoli, in casa sei, oh, sei in casa! Che cazzo vuoi fare, andare a vincere 2-0 ma in casa della Roma? Vai, e fammelo vedere! Ma se esci pure da qua, per favore, ma non dico dimettiti, ma qualcuno gli deve tagliare la mano, gli deve tagliare la mano e fare copia e incolla della firma sulle dimissioni, perché basta, non se ne può più, ragazzi, non se ne può più! E ogni volta a perdere soldi, a perdere salute, a perdere ore di sonno, a perdere la gola, a perdere tutto! Perdere tutto! Poi mi vinci in casa mi vinci in casa sette partite di fila, no, in casa, in generale in campionato, ma cosa cazzo me ne faccio? Cosa me ne devo fare di queste squadre, di queste vittorie qua inutili, insulse?
Ora abbiamo il ritorno, di sicuro usciremo, già ve lo sto dicendo adesso, di sicuro usciremo. Sono disfattista, sì, sono disfattista perché cioè, veramente non fai un tiro in porta, non fai. Oh. Non fai un tiro in porta, quindi segni al 17esimo, non hai una reazione di niente. Non hai una reazione di niente, di palle, di carattere, non hai niente, niente. Fammi andare a dormire che è meglio, va ragazzi, buonanotte a tutti, dai, ciao.